Grazie, se non si sente troppo alto. Tutta la mia vita mi porta a Monte Spaccato, perché io stavo per comprare casa lì praticamente. Adesso ve la faccio vedere. Quel bel terrazzo che vedete lì. Ho fatto fischiare l'infischiabile e poi dice: perché non l'hai comprata casa a Monte Spaccato? Perché hai visto com'era la viabilità in questo posto, cioè da mattina tutti incolonnati su una strada a senso unico che è via Bondi e tutti a fare il giro di Monte Spaccato per uscire ed andare dove si deve andare. Ecco, la politica è fatta di queste cose, cioè anche la politica a livello parlamentare, e soprattutto la politica a livello parlamentare, decide della qualità della tua vita, che a ricasco va sulla tua regione e va sul tuo comune. Quindi, perché vi faccio questo esempio? Per capire come la decisione stupida per modo di dire, perché comunque è un bel investimento, ma una decisione banale come decidere dove abitare e quindi che qualità della vita avere nella tua quotidianità dipenda dalla politica. Dico questo perché spesso, anzi sempre, ci hanno abituato a pensare che la politica sia qualcosa, innanzitutto per scienziati nucleari, infatti vedete gli scienziati che abbiamo all'interno del Parlamento, dove hanno portato questo paese. E dall'altra parte ci hanno portato a pensare che la politica sia una cosa difficile, sia una cosa complicata, sia una cosa talmente tanto alta che nelle vite delle persone normali non riesce ad arrivare. Ecco, questo è quanto di più sbagliato ci possa essere. D'altronde, se vediamo e siamo bombardati ogni giorno da telegiornali e trasmissioni politiche che parlano di legge elettorale, riforme costituzionali, cose che le persone nella loro quotidianità non percepiscono. Per carità, la legge elettorale è la legge che regola la rappresentanza democratica all'interno del Parlamento, quindi è importantissima. Le riforme costituzionali decidono che Stato saremo, e quindi è importante, ma ci hanno insegnato a provare questo senso di distacco tra la politica del palazzo e la mia vita, la vita di un semplice cittadino che deve decidere dove andare ad abitare, come muoversi. Prima Paola raccontava di questo nuovo piano dei trasporti per la città di Roma, la follia che si sta manifestando nella gestione sia del trasporto pubblico che della mobilità privata. La politica ti deve far decidere dove mando mio figlio a scuola, che tipo di istruzione gli voglio dare, che tipo di lavoro potrò fare e se farò un certo tipo di lavoro che tipo di stipendio potrò avere, se potrò farmi un mutuo, comprarmi una casa, se potrò pensare che un giorno quando smetterò di lavorare, se nel frattempo non mi sono ammalato, perché poi ci sono tutte le politiche che hanno degli impatti sulla nostra salute, quando un giorno arriverò all'età della pensione, se un giorno arriverò all'età della pensione, se mi potrò godere la mia pensione. Questo è quello che effettivamente succede, dovrebbe succedere all'interno del palazzo. Poi si perdono giornate infinite a parlare dei fatti dei partiti, invece di che pensare a quello che succede lì dentro e rapportarlo alla vita quotidiana, si passano le giornate nei bisticci interni dei partiti, si passano le giornate a parlare di provvedimenti che non servono a niente, si passano le giornate a fare commemorazioni ipocrite o istituzioni di giornate della memoria per quelle stesse persone che una politica scellerata uccide. La settimana scorsa noi in aula siamo stati impegnati sulla votazione dell'istituzione della giornata della memoria per le vittime dell'immigrazione. Cioè, noi italiani europei causiamo, andando a bombardare i paesi da cui queste persone fuggono per avere una speranza di vita, noi siamo la causa della loro migrazione, noi siamo la causa del fatto che non li possiamo accogliere, o se li accogliamo per sfruttarli. L'inchiesta Mafia Capitale ha fatto perfettamente venire fuori come la loro pelle sia necessaria agli amici dei partiti per farci soldi, e poi così in maniera ipocrita andiamo a istituire la giornata della memoria. Prima li ammazziamo e poi li piagniamo, cioè questa è la politica italiana praticamente, la politica soprattutto della sinistra. Dov'è la sinistra? 100 sfumature di grigio, diceva l'altro giorno una mia collega. Lei parlava di un colore indistinto, io ho detto sì, perché è pornografica questa politica.
perché quando tu uccidi una persona e poi istituisci una giornata per piangerla, secondo me è pornografia, cioè è oltre la pornografia. Che finora si è contraddistinta per ignavia e alla fine ha sempre fatto titoli di giornale, dichiarazioni nelle TV, dopodiché quando si è trattato di fare il fatto che è votare, perché alla fine il parlamentare una cosa fa, vota, e ha deciso sempre di alzarsi e andarsene. Quindi se voi vedete i tabelloni delle riforme costituzionali, del Jobs Act, dello Sblocca Italia, tutte quelle leggi più impattanti nella vita di noi cittadini, su cui la minoranza PD ci ha fatto fior di letteratura giornalistica, alla fine il tabellone era sempre tutto verde dalla parte del PD, non c'erano quei puntini rossi che esprimevano una votazione in dissenso. Quindi io ho dei dubbi, francamente, che la minoranza PD effettivamente si metta a far battaglia, ma in ogni caso le beghe interne dei partiti sono beghe interne. Quello che è importante in una legge elettorale è che esprima quello che è il paese, cioè all'interno del Parlamento, il posto dove fai le leggi per tutto il paese, ci deve essere la rappresentanza di tutti i cittadini e deve essere una rappresentanza che banalmente, perché la normalità qui è straordinaria, ma banalmente non dovrebbe avere condannati in Parlamento. La fiducia sulle leggi elettorali hanno due precedenti e qualunque sia praticamente la regola che tendenzialmente vieti la fiducia su qualche cosa, o comunque qualunque sia la regola che vi regola la vita parlamentare, la prassi, abbiamo scoperto in questi anni, questi due anni, supera e ha la prevalenza su tutto. Siccome esistono due precedenti, che sono una la legge Acerbo nel periodo fascista e l'altra la legge Truffa, che già insomma il nome potrebbe far capire anche quanto è stata propositiva nei confronti dei cittadini, e hanno fatto sì che esistessero questi due precedenti di votazione di fiducia per la legge elettorale, quindi purtroppo potrebbero mettere anche questa cosa della prassi. Tra l'altro è un'altra di quelle cose che chi entra in un posto e dice io mi studio le regole del gioco ti lascia fuori, è come se dici io mi iscrivo, che ne so, a una squadra di calcio per partecipare a un campionato, ho studiato il regolamento del campionato, ho studiato come si gioca a calcio, e poi capiti in un campionato dove ti dicono no, quello che hai studiato non vale, vale la consuetudine che si è creata in questo campionato, e tu dici vabbè, ma io è la prima volta che gioco, cioè le regole scritte servono perché tutte le persone che iniziano un'attività possano competere con gli altri in condizione di parità. Invece noi no, ci troviamo ad avere consuetudini che vanno contro i regolamenti parlamentari che conoscono solo loro, e quindi è come se ogni volta che stai per tirare un rigore ti dicono no, puoi tirare da là, perché una consuetudine dice ma il regolamento dice che io lo posso tirare a questa strada, no, la consuetudine dice che il giorno X dell'anno X altro c'è stato un calcio di rigore causato nella stessa maniera e si tirava 140 km più là, e tu dici vabbè, ma dove sta scritto? Non sta scritto, lo so io, fidate. Questo è come funziona il Parlamento, veramente. Devo dire una cosa. Dimmi. Io non credo che convenga che la legge elettorale non credo che la legge elettorale non venga approvata, in quanto perché se si dovesse riandare a nuove elezioni, parecchi deputati o senatori che siano perderebbero il business dello stipendio, e non lo so, io penso che anche la minoranza alla fine rischiano pure loro di perdere questi stipendi d'oro che prendono. Eh sì, il ricatto è quello, per chi ha fatto della sua vita politica il mantenimento della poltrona e non il mantenimento, insomma, il perseguimento del bene comune, quindi sì, c'è anche questo. Aspetta, per un attimo prima quel ragazzo e poi la signora. Allora, purtroppo questa è una cosa che ovviamente si sa, sappiamo tutti. Il Parlamento, il nostro Parlamento, ecco, forse uno dei più corrotti, collusi, non soltanto a livello d'Europa, basti pensare, abbiamo Luigi Cesaro, Gigi Napolpette, penso siete a pochi metri da voi. Quindi volevo chiedere a che punto siamo con la legge corruzione, credo si chiami DL Grasso o cose del genere, anche perché purtroppo prima di entrare in vigore forse le leggi ci sono e poi vengono armonizzate. Quindi ecco a che punto siamo con una legge seria, perché penso che la piaga più
di questo paese sia la corruzione. Quindi ecco a che punto siamo. Che bello sentire un ragazzo che dice queste cose, ragazzi. Allora sì, la legge anticorruzione, così come la legge sul conflitto di interessi, sarebbero due leggi cardine in questo Stato, anche perché la percezione della corruzione non è solo una percezione che abbiamo noi sulla nostra vita, sulla nostra pelle, ma è diciamo certificata da organismi internazionali che vanno a misurare dei parametri e dicono effettivamente in questo paese la corruzione lo colloca in una certa classifica. Su quella classifica noi siamo in una posizione ottima, proprio devo dire quasi primatisti mondiali, poco prima del Burundi, ricorda il signore, o forse dopo, mi sa che eravamo scesi a dopo, sa? Quest'anno abbiamo fatto meraviglia, abbiamo fatto faville. La legge elettorale e la legge anticorruzione nasce dal disegno di legge Grasso, ma è stata via via nel Parlamento annacquata. Quindi quella che è tutta l'opera di prevenzione della corruzione è stata praticamente cancellata, cioè hanno inasprito le pene, hanno introdotto il reato di autoriciclaggio, cioè quindi quando io devo andare a spendere soldi che sono frutto di un mio provento, sono proventi di un mio crimine, però hanno tolto tutta la parte della prevenzione. Quindi, considerando che i processi celebrati ai colletti bianchi, quindi a chi all'interno dell'amministrazione è la controparte, cioè chi si fa corrompere per provocare un vantaggio a chi corrompe, a chi lo corrompe, sono pochissimi. Considerando che statisticamente in carcere ci finisce pochissime persone, perché poi c'è anche tutto il discorso della prescrizione, eccetera, eccetera, basta che hai un avvocato buono, ti tira il più possibile per le lunghe il tuo processo, il processo si prescrive e tu praticamente sei libero e bello, come se nulla fosse successo, perché poi qui in Italia la prescrizione viene venduta come assoluzione. No, la prescrizione è: hai un processo in corso, magari sei stato dichiarato colpevole i primi due gradi, non riesci a celebrare il rito in Cassazione perché è arrivata la tagliola della prescrizione e per l'opinione pubblica diventi lindo e pinto come una verginella praticamente. E quindi funziona così: tu togli tutti gli strumenti ai magistrati per andare a verificare determinati tipi di reati, e poi se e quando mai un giorno si celebreranno i processi, se e quando mai un giorno riuscirai a finire tre gradi di giudizio, allora avrai il doppio della pena raddoppiata. Grazie, grazie.